Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti su Construction Simulator. Infatti dovrebbe essere uscito ieri, o almeno la giornata che sto registrando il video. Infatti sto registrando giovedì questo video, ma credo uscirà mercoledì, cioè no mercoledì, scusate. Credo uscirà lunedì o martedì come video, adesso non so esattamente. Appunto, il gioco è appena uscito e appunto volevo portarvi un gameplay. Però non fare come fanno tutti gli altri, perché penso. So che li avete già visti i gameplay degli altri youtuber, ovvero non volevo fare il solito tutorial, ma bensì passare subito a un appalto. In caso se non sapete come funziona il gioco, si parte che praticamente ci siamo noi durante un temporale, che è stato distrutto tutto in paese. C'è questo signore Hap, il proprietario dell'azienda edilizia, che adesso ce l'ha passata, che ci chiede appunto un aiuto, lo aiutiamo a fare alcuni lavori. Lui capisce che siamo bravi e quindi, siccome è anziano, decide di andare in pensione e passarci l'azienda. Cioè, diciamo un pochino questa qui la storia. Adesso invece dobbiamo fare un qualche appalto. Sto pensando potrebbe essere interessante fare questo qui, che dovrebbe essere abbastanza veloce, ma non troppo. Quindi accettiamo l'appalto. Dobbiamo noleggiare un'asfaltatrice. Sì. Per la prima parte dobbiamo noleggiare subito un'asfaltatrice. Quindi adesso andiamo al concessionario. Ah, non ho ancora scoperto come luogo. Quindi adesso saliamo sul. Ecco, saliamo sul camion a pianale. Andiamo alla concessionaria, che dobbiamo noleggiare un'asfaltatrice per asfaltare la strada. Eccoci arrivati qui alla concessionaria. Adesso parcheggiamo qui da qualche parte il camion. Ottimo, l'ho demolito. Penso che a fine di questo appalto il camion sarà da rottamare, dalle condizioni in cui sarà messo, però va bene, dai. Facciamo finta di niente. Vabbè, là la coupé. Però adesso non ci serve. Bobcat, ecco, asfaltatrice. Direi di non acquistarla, noleggiamola. Sì. Poi dopo mettiamo anche i filtri, magari già che ci siamo per questo lavoro. E ci dice anche di prendere un'auto ribaltabile per asfalto. Quindi per l'asfalto, giustamente, noleggiamo anche questo qui. Ottimo. Adesso possiamo quindi prendere l'asfaltatrice. E la portiamo subito al cantiere, che dovrebbe essere qua vicino in paese. Sì. Viaggio rapido. Ottimo, lasciamola qui. Adesso torniamo alla concessionaria. Viaggio rapido. Aspetta, non dimmi che mi ha riportato l'asfalto. No. Che pizza, sto sprecando soldi tra un viaggio rapido e l'altro. Devo scendere, mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Forse ora non me l'ha riportato. Ecco, adesso sono atto solo io. Quindi ora dobbiamo salire sul camion pianale per asfalto. C'è l'auto ribaltabile per asfalto. Andiamo a prendere l'asfalto, giustamente. Che alla fine è uguale identico all'altro mio camion, soltanto calcassone per l'asfalto. Ma dov'è che devo andare adesso? Sì, ci voglio andare qua. Seguiamo su questa qua che forse devo fare un qualcosa, magari parlare con un qualcuno. Boh. Non ho capito ancora bene come funziona il gioco. Spero di non. Ah, ecco. Devo metterla qui. L'asfaltatrice. Guarda che complicato che è guidare sti cingolati. Ecco. Sì, vabbè. Ho già previsto, sto buggando tutto il gioco perché ho già previsto l'acquisto e il noleggio del camion. Vabbè, non credo sia un problema. Adesso possiamo andare all'impianto di produzione. E
comprare un po' di asfalto. Ma ci ha anche appena consigliato di usare la mappa per fare i viaggi rapidi. Adesso devo aprire. Fatto. Ho già riempito. Bene, torniamo qui al cantiere allora. Versiamo l'asfalto nell'asfaltatrice. Dopo in teoria dovremo asfaltare. E poi se non erro credo che dovremo anche compattarlo con una qualche compattatrice o rullo compressore. Credo. Ma quello ce lo faranno noleggiare più tardi, mi sa. Ottimo, si sta scaricando bene l'asfalto. Per sicurezza riempie tutto, anche se non credo che ne servirà chissà quanto per asfaltare 10 metri totali. Ci saranno 30 metri quadri, forse. Comunque io riempio. Ottimo. Bene, dovremmo aver riempito l'asfaltatrice. Sì. Spostiamo il camion lateralmente. Adesso dobbiamo salire sull'asfaltatrice. Vediamo un attimo come funziona anche. Non lo so. C'è già caricato. Senti, quindi devo aprire il menu. Asfaltatura dovrebbe essere già accesa. Estendiamo il coso per l'asfalto. Mettiamoci precisi precisi. Adesso possiamo asfaltare. Figo. Asfalto steso. Disabilitiamo l'asfaltatura. Vuol dire anche di ritirare la piastra. Adesso dobbiamo tornare alla concessionaria per noleggiare un compattatore per asfalto. Prendiamo un balchetto. Eccolo qua. Potrei anche acquistarlo, in realtà tanto i soldi ce li ho. Ah, noleggiamo. Ed eccoci qua, abbiamo appena noleggiato l'asfaltatrice. Adesso facciamo subito il viaggio rapido. Direi così per portarla al cantiere senza dover noleggiare appunto un camion con rimorchio. Questo magari potrei comprarlo in futuro per fare gameplay più realistici, però secondo me per adesso è meglio usare il viaggio rapido, anche perché sennò altrimenti dopo il gameplay dura troppo. Eccoci, accendiamo le varie luci, le luci rotanti, accendiamo. Accendiamo la compattazione adesso anche. Sì, sta compattando, ottimo. Quasi finito, siamo al 92%, mi manca soltanto sta striscia. Quindi direi di passare qua dietro così. 96, 97, 98, 100. Fatto. Adesso dobbiamo restituire i macchinari che abbiamo noleggiato. Credo. Sì. Allora, quindi adesso possiamo scendere dalla compattatrice. Ci dice anche di spostare il camion. Non ho capito bene il motivo. Fatto.
Abbiamo finito di asfaltare, adesso dobbiamo parlare con Ape. Eccoci qua, vediamo cosa ci dice adesso. Perfetto, strada finita. Bella anche tutta l'animazione fatta così, con la musica, ci sta. Ah, niente. Ci dice di comprare il compattatore di per asfalto. Quindi allora sì, direi direttamente di comprarlo. Asfalto. Lo portiamo intanto tutto al concessionario. Adesso dobbiamo anche restituire. Ovvero, siccome siamo a bordo non ce lo fa visualizzare. Come che si faceva a restituire i mezzi? È vero, da parco mezzi devo andare. Siccome ci sono sopra non posso. Consegniamo. Adesso potremo anche comprare quindi un bel compattatore per asfalto. Comunque ci consigliava di comprare un qualcosa per completare il parco mezzi. Adesso vediamo un attimo bene cosa potremo prendere. Sì, comunque direi di prendere il compattatore. Quindi acquistiamolo. Adesso possiamo anche metterlo nel nostro garage. E niente, quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, iscrivetevi, lasciate un like, commentate anche. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!